questa. Tanto inutile sarebbe una legge sul testamento biologico, una legge che non ci consentisse di decidere sulla nutrizione e la idratazione, cioè che non consentisse la interruzione di quelle terapie. Con anche Matteo Mainardi, che è qui, con Carlo Troilo, con tutti gli altri, abbiamo fatto in questi mesi e anni un lavoro anche proprio su questi temi per spiegare ai parlamentari l'importanza di questi elementi. Oggi il testo di legge include, diciamo così, alcuni punti che possono sicuramente essere migliorati, che devono essere migliorati, anche su questo, ma non solo. Iniziamo questo presidio e questo dialogo con voi, con proprio a partire dal testo della legge. Do la parola a Filomena Gallo, che è segretario dell'associazione Luca Coscioni. E io ti passo la bandiera. Allora, intanto grazie che siete qui, e grazie perché oggi è veramente una giornata importante. Dopo anni e anni in cui chiediamo che l'Italia si dia tramite il Parlamento una legge che serve ad affermare la volontà dei cittadini, quel diritto all'autodeterminazione. Noi abbiamo visto che i padri costituenti, nello scrivere la Carta Costituzionale con l'articolo 32, hanno garantito ai cittadini che nessuno potesse mettere le mani sulla loro vita. Cosa significa? Significa che io in vita adesso, con la facoltà di poter esprimere il mio volere, posso rifiutare dei trattamenti. Però se dovessi essere soggetta ad un evento grave che mi impedisse di parlare, in quel momento io devo avere la fortuna di trovare un medico che tramite le persone che mi sono attorno riesce ad affermare la mia volontà, perché altrimenti finisco in tribunale. Questa è la vita di ogni giorno. E allora basta aprire i giornali per leggere quanta voglia di autodeterminazione hanno i cittadini in tutte le fasi della vita. Perché ciò non deve trovare riscontro in una legge chiara, precisa, che ci tutela? Mai più casi Eluano Englaro, mai più casi come Walter Piludo, che si è dovuto rivolgere a un tribunale per ottenere il distacco dalle cure e la sedazione. Oggi ci troviamo in un momento particolare. In aula la Camera ha in discussione un buon testo di legge che garantisce il diritto a vedere affermato quel rifiuto delle cure tramite il testamento biologico. In questo momento quel dibattito potrà migliorare alcune parti di questa proposta di legge, in modo da chiarire che cos'è sedazione profonda, in modo da chiarire che il medico si deve attenere ad una legge di Stato, e non può fare un rinvio a un codice deontologico professionale, in modo da chiarire che prevale la volontà del paziente insieme all'accordo del medico che la deve seguire. Allora, è un momento importante, ci auguriamo che i tempi non siano lunghi, che non ci siano quelle manovre d'aula per rallentare l'iter parlamentare di questa proposta di legge, che si arrivi subito al Senato e che questa legge non si fermi al Senato, e che in questa legislatura finalmente ci sia una legge per tutti gli italiani. Nella prossima legislatura porremo tra i punti principali nell'agenda politica una legge per la legalizzazione dell'eutanasia. Precisiamo che sono due cose diverse, perché ad oggi troppa confusione è stata fatta con l'intento di rallentare l'approvazione di questa proposta di legge. Io vado oltre, chiederemo anche a tutti coloro che si candidano a diventare i nostri rappresentanti in Parlamento di esprimere in modo chiaro la loro posizione sui temi che vengono chiamati eticamente sensibili, ma che riguardano le libertà civili. Grazie a Filomena Gallo, e passo la parola ora a Mina Welby, con la quale condividiamo delle responsabilità, che sono responsabilità anche davanti alla giustizia, perché con Mina e con Gustavo Fraticelli, che è qui, abbiamo creato l'associazione con la quale concretamente conduciamo le azioni anche dal punto di vista economico di aiuto alle persone che devono andare in Svizzera per ottenere in esilio quello che noi riteniamo
dovrebbero avere diritto di ottenere in Italia. Filomena l'ha ricordato giustamente, in discussione non c'è l'aiuto medico alla morte volontaria, non c'è l'eutanasia. Questo però non significa che noi ci limitiamo ad aspettare. La legge di iniziativa popolare, come sapete, la Costituzione vale per 2 legislature, quindi potrà essere discussa anche nella prossima legislatura. Noi però non aspettiamo, come ho lasciato a verbale dai carabinieri di Milano, io vado avanti e noi andiamo avanti, ci sono già 2 persone che molto presto saranno aiutate ad andare in Svizzera per questo, non è la legge in discussione che dà una risposta diretta, ma noi riteniamo che sia indispensabile comunque dare una risposta a queste persone. Mina Welt. Grazie Marco. Io vorrei chiedere ai parlamentari di mettersi la mano sul cuore, perché sono loro i responsabili per noi. Noi li abbiamo votati, li abbiamo mandati su quei seggi e loro sono quelli che devono favorire una legge che tuteli la nostra dignità, l'uguaglianza e fino alla fine della nostra vita. Lì, proprio in questa legge, anche il cammino insieme al medico, con l'informazione che ti dà e tutto quello che lui deve dirti e tu puoi accettare o non accettare, loro non devono discutere e volere determinate cose che loro vorrebbero per sé, ma devono discutere quello che c'è scritto nella legge, non i loro integralismi e il biodiritto secondo loro, la bioetica secondo la propria visuale, ma una bioetica valida per tutti, che dia veramente forza a tutti di arrivare a una buona morte alla fine con le cure palliative. E poi io spero davvero che possiamo andare avanti nella prossima legislatura ad avere la proposta di legge nel rifiuto dei trattamenti sanitari e licenza dell'eutanasia, di cui sono prima firmataria, è voluta fortemente da Pier Giorgio Welby, che l'aveva chiesto al Presidente della Repubblica. Lui non ha più potuto vivere questa giornata di oggi, come molti altri. Io qualche anno fa dovevo accompagnare Giovanna una settimana prima, dopo che avevamo già tutto pronto, ha detto no, non parto più. Avevamo già preso i biglietti aerei, avevamo già preso in affitto una casa, era già tutto pronto per la partenza. Lei ha scelto di rimanere. Bene, lei però poi è stata accompagnata dal suo medico con le cure palliative ed è morta tranquilla a casa sua. Ecco, vedete, quindi una legge sull'eutanasia non è una legge che devono fare tutti. Come l'aborto non lo fanno tutte le donne e non l'hanno fatto tutte le donne. E tante altre cose, tante altre leggi sono al favore dei cittadini, a chi serve. A chi non serve fanno quello che loro vogliono. Ecco, io spero che le cose vadano in porto e che diventiamo un paese normale come tanti altri che stanno in Europa e nel mondo. Grazie a Mina Welby, Cecilia, che Gina Brunori e altre storie, altri casi che abbiamo provato a raccontare. E un grazie anche naturalmente a Fabo, perché se oggi siamo arrivati non con il quinto rinvio ma con questa giornata di discussione, sicuramente è anche il risultato di quella emozione, che però in questo caso è anche emozione dell'intelligenza, che ha coinvolto intorno alla sua storia. Ho sentito nel dibattito parlamentare, e oggi è stata a mio avviso una grande pagina di Parlamento dove si è sentito discutere davvero e confrontarsi, era quello che volevamo, e ho sentito qualcuno dire, che qualcuno dei contrari alla legge, che insomma bisognava resistere alla pressione
che avevamo creato noi delle televisioni, dei mezzi di informazione. È a tutti noto che disponiamo, come Radicali Italiani, come Associazione Luca Coscioni, disponiamo da sempre a nostro piacimento degli organi di informazione del nostro paese, quindi ringraziamo per questo riferimento, dibattito conferma, e si è sentito anche dire non si decide sull'emozione e sull'onda dei casi individuali, ma è da 10 anni che diciamo fate questo dibattito quando volete voi, fatelo in una magari in trasmissione di dibattito politico di prima serata, senza seguire il caso individuale. Non è che c'è qualcuno che obbliga a fare sì che l'unico momento di discussione e di confronto sia quando c'è una storia da raccontare. Negli altri paesi si fa così, tribuna politica, eutanasia, voci a favore, voci contro. Non è necessario discutere di una storia. Certo, non si può attribuire a noi questa responsabilità. Questa settimana, se faccio un errore, mi scuso con l'eccezione della regola alla quale mi riferisco, nonostante sia avviato in Parlamento, in plenaria, il dibattito sul testamento biologico, non è prevista una trasmissione, diciamo, di quelle, non faccio i nomi, che sapete, di prima serata, di grande approfondimento politico, che si occupi di questo tema, come se la politica debba necessariamente essere condannata a essere un dibattito tra la fazione di questo, di quell'altro, la scissione, e non sia anche questa politica. Ecco, forse anche la Commissione parlamentare di vigilanza RAI si dovrebbe occupare del fatto che il dibattito parlamentare abbia un riscontro di confronto tra opinioni diverse, di contraddittorio tra opinioni diverse, anche sul tema del fine vita. Do la parola ora al tesoriere di Radicali Italiani, Michele Capano. Grazie Marco Cappato e grazie all'Associazione Luca Coscioni, a Filomena, a Mina Welby, per quello che in questi giorni, in queste settimane torna ad accadere nell'esercizio della tradizione radicale di una lotta, non nella manifestazione di una generica posizione politica, una lotta che su questo fronte, con varie modalità, i radicali conducono da decenni, che si è nutrita di momenti di, c'è qui Mina vicino a me, appelli alla giurisdizione di questo paese, quando Piero Welby si rivolse al Tribunale di Roma per chiedere lumi sulla libertà che potesse o non potesse avere, alla stregua del nostro ordinamento giuridico, di decidere su di sé, che si è nutrita di mobilitazioni popolari. Hanno citato Filomena, Marco, la proposta di legge di iniziativa popolare sulla eutanasia legale che l'Associazione Luca Coscioni con Radicali Italiani sono stati in grado di portare in Parlamento dopo la mobilitazione dei cittadini. E accade in questi giorni che con il rinnovo di un appello prima al Presidente della Repubblica, come già era accaduto con diversa fortuna nel caso di Piero Welby, e l'iniziativa di Marco in Svizzera con l'aiuto quanto prezioso, e Marco faceva bene a ricordarlo, di DJ Fabo, accade che l'Italia torna a parlare delle questioni che appunto riguardano le grandi scelte di libertà che l'individuo e il paese può essere chiamato a fare. E anzitutto la gratitudine di avere restituito alle discussioni, è accaduto e accade in questi giorni, in queste settimane, la sera a cena o nei bar, sul fatto che sia o no giusto lasciare ad un individuo, pure nel momento così drammatico che riguarda il fine vita, sottratto alla clandestinità di una camera da letto oppure di un reparto ospedaliero, la luce della linearità delle possibilità di scelta che può avere ognuno. Ancora una volta, come diceva bene Marco Cappato, come diceva Mina Welby, come diceva Filomena Gallo, da un lato c'è chi pretende, tra virgolette, semplicemente la libertà per sé,
non volendo imporre nulla all'altro, e dall'altro invece il fronte di chi non si accontenta di essere libero di fare le proprie scelte, anche fino all'ultimo istante, come la Giovanna che veniva ricordata da Pino Welby, ma ritiene che le proprie scelte debbano essere quelle di tutti. E allora il presidio oggi, quello che Marco annuncia rispetto alla sua iniziativa, quanto preziosa e quanto in linea con una tradizione, quella radicale, che mette in gioco la propria libertà per garantire quella altrui. Marco ha annunciato che quello che è accaduto con DJ Fabo continuerà ad accadere in modo trasparente, lineare, alla luce del sole nelle prossime settimane. Beh, io credo che questa lotta, che è diversa dalle posizioni che molto spesso si assumono nel palazzo alle nostre spalle e nelle quali si esaurisce l'attività politica, continuerà, e di questo innanzitutto all'associazione Luca Coscioni, radicali italiani, e credo tutti i cittadini devono essere grati. Grazie a Michele Cappano, sono aggiunto anche Riccardo Maggi. Io chiederei a Gustavo Fratistelli, intanto vice segretario dell'associazione Luca Coscioni, di intervenire, e poi Riccardo. Buonasera. Cosa che si sta discutendo oggi qua dietro non è se instaurare una cosa per i saperi di vita, ma è una cosa per regolamentarla, perché lo signore non hanno il potere di far comparire o far apparire dei fenomeni contro il pensionismo. È sempre una questione di giustizia, ma i fenomeni ci sono, il fin di vita, se la regolamentazione serve a copiare a cui supplose di morte clandestina e compassionevole, dove sensibile tra le pieghe di tutto si tiene conto meno della volontà del paziente, che non è essenziale al mondo. Quindi regolamentiamo un fenomeno che c'è, e vorrei dire al contrario che, essendo contrario, esiste sempre il problema del fidelità, esiste una soluzione molto scura in mano a me e al Valencia. Siccome queste sono decisioni che attengono a noi, nessuno si sostituisce. Grazie. Grazie a Gustavo Fratistelli. Riccardo Maggi, segretario di Radicali Italiani. Grazie Marco, grazie a tutti voi. Io sono arrivato un po' tardi, ma meno tardi di quanto sarei potuto arrivare, grazie a un passaggio in taxi che mi ha dato Paola Binetti. E abbiamo avuto un breve confronto. E in questo dibattito di questi giorni accadono cose strane, però è importante che emergano, è significativo. A un certo punto, in questo confronto con Paola Binetti, sembrava quasi che ci fosse una contrapposizione tra chi vuole garantire maggiori forme di assistenza da un punto di vista sanitario, medico, anche psicologico, ai malati gravi, ai disabili gravi, ai malati terminali, e chi vuole invece garantire la possibilità che la volontà di un cittadino, un malato è un cittadino, sia rispettata grazie a delle norme chiare, non ambigue. E l'onorevole Binetti a un certo punto ha detto: beh, perché voi schiacciate sempre la cosa su questa faccenda della volontà, ma una persona non è solo volontà, una persona è anche sentimenti, è anche rapporti affettivi, è anche fede magari. Beh, noi dobbiamo dire, secondo me con forza, che qua la questione, diciamola meglio, non è la volontà, è la libertà di scelta. La libertà di scelta si compone della volontà, la volontà si compone dei rapporti familiari, è nutrita della storia personale, dei rapporti affettivi, della consapevolezza che uno ha di se stesso, della propria famiglia, di come affrontare momenti
di dolore, momenti di perdita, momenti di lutto. Allora, quello che sta avvenendo in questi giorni, grazie all'iniziativa di Marco Cappato, dell'Associazione Coscioni, è qualcosa di molto fragile, perché potrebbe avvenire, ad esempio, che si creino delle condizioni che mandino avanti, talmente avanti nel tempo, questa decisione, per cui poi nelle condizioni attuali di questa legislatura non si arrivi a una decisione. È per questo che la mobilitazione deve continuare, è per questo che deve continuare il più possibile tra i cittadini. È per questo che è fondamentale anche la legge che abbiamo depositato, la legge di iniziativa popolare che abbiamo depositato nel 2013, perché poi c'è chi dice no, e questo è il tema con cui ha concluso l'onorevole Binetti, voterò no comunque, perché questo è il primo passo verso l'eutanasia. Per noi questo è il primo passo verso un paese che ha delle leggi e delle istituzioni che rispettano la libertà di scelta dei cittadini. Si potrebbe migliorare? Sì, si potrebbe anche migliorare, e lo si potrebbe fare a nostro avviso, e lo dobbiamo dire chiaramente, anche con una legge che consenta e renda legale e lecita l'eutanasia. Adesso c'è da sperare, e più che da sperare però c'è da lottare, che il legislatore, che i nostri rappresentanti abbiano la forza, abbiano anche un sussulto di coscienza rispetto a tutta una serie di dinamiche, di interessi, di posizionamenti partitici, di gruppi, di posizionamenti rispetto ad esempio alle possibilità o alle opportunità di essere ricandidati alle prossime elezioni. È per questo che dobbiamo stare qui, è per questo che dobbiamo continuare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a lottare. Grazie. Grazie a Riccardo Maggi, e se avete seguito il dibattito di oggi ci sono state anche delle voci diciamo così, che sono uscite dallo schema dello schieramento e dei gruppi proprio sulla questione dell'eutanasia. Una delle parole importanti sono arrivate per esempio da Fabrizio Cicchitto, con il quale il nostro Carlo Troilo ha mantenuto un contatto costante in queste settimane, e proprio a Carlo do la parola. Grazie. Oggi sull'Unità è uscito un articolo, vi consiglio di prenderlo il giornale, di leggerlo, e a tre firme. Sono Luciana Castellina, compagna di Lucio Magri, che è andato a morire in Svizzera come Fabo. Sono Chiara Rapaccini, che è qui con noi, compagna di Mario Monicelli, e il figlio di Carlo Lizzani, Francesco. Tutte queste persone non hanno avuto, tu parlavi di scelta, la scelta per queste persone Maggi oggi è fra impiccarsi e buttarsi dalla finestra o andare in Svizzera, non ci sono altre scelte. Io richiamo sempre questa realtà terribile, poco conosciuta. Vista ci ha detto pochi giorni fa che ogni anno 800 malati si suicidano, due al giorno, uno ogni 12 ore, pensate. Ora questo si risolverà solo con l'eutanasia, però anche in questa legge, se passasse un nostro emendamento importante che prevede la sedazione profonda continua, molti malati potrebbero ottenere in questo modo una morte dolce e rinunciare al suicidio. Quindi questo è un emendamento di enorme importanza. Non a caso in Francia il dilemma tra eutanasia sì e eutanasia no è stato risolto proprio con una legge che introduce questo tipo di sedazione, e Le Monde ha dimostrato in questi giorni, con un'inchiesta, con il successo, niente di drammatico ma solo cose positive. Grazie. Grazie a Carlo Troilo. Chiedo a Chiara se vuole dirci qualcosa. Chiara Rapaccini. No, Marco, buonasera, ha nominato la Binetti un'altra volta, vorrei tanto incontrarla, è qui vicino a noi, ma lontano nel palazzo. Abbiamo querelato la Binetti, i parenti e gli amici di Mario Monicelli, che è morto suicida nel 2010, per aver detto in questo stesso palazzo, in sede parlamentare, che Mario si è tolto la vita perché era depresso e abbandonato dalla moglie e da tutti i parenti e dagli amici, quindi era un poveraccio, più o meno, cito le parole in memoria, e per questo noi l'abbiamo querelata, io e tutto il cinema italiano, Rosi, Scola, Suso Cecchi d'Amico, eccetera. La querela è ritornata al mittente, lo ripeto, perché loro hanno l'intoccabilità,
E comunque capisco che lei è molto forte di essere un membro dell'Opus Dei, sacrificare, le piace il sacrificio, e voterà no perché è il primo passo verso l'eutanasia, dice. Sono molto contenta che sia il primo passo verso l'eutanasia. Grazie a Chiara Lappaccini, a Roberto Mainardi, che è stato il promotore e il coordinatore della campagna Eutanasia Legale sulla raccolta firme, e ancora lo è, la piace. Grazie soprattutto a Chiara per aver ricordato questo, perché molti degli interventi che ci sono stati oggi, soprattutto, anzi solo dei contrari, ci hanno detto che le persone che fanno questo tipo di scelta sono persone sole, abbandonate, depresse. Mina Welby, come Chiara Lappaccini, così come Gina Brunori, ma così è come ci ha mostrato recentemente la storia di DJ Fabo, ci fa vedere che non sono persone sole, sono persone anzi con tanto amore intorno, amore che gli porta anche ad aiutare la persona che sta facendo una scelta così difficile. Oggi c'è stato un filo conduttore tra molti parlamentari che dicevano che respingevano le accuse di ostruzionismo e del loro rallentare il dibattito. Dicevano che questo è stato solo un approfondimento e come tutti i nobili approfondimenti fanno bene al confronto. È bene ricordare che non è andata così, non c'è stato nessun approfondimento. Sono passati 403 giorni, esattamente oggi, da quando è iniziata la discussione sul testamento biologico alla Camera dei Deputati, con continui rinvii, e questa discussione è nata solo per impedire l'inizio della discussione sull'eutanasia che era stata calendarizzata per il 3 marzo, cioè esattamente un mese dopo che è iniziata poi la discussione sul testamento biologico. E siamo nell'undicesimo anno dalla morte di Pier Giorgio Welby. In tutti questi anni purtroppo non c'è stata una discussione parlamentare su questo, quindi non facciamoci prendere in giro. Gli approfondimenti non ce ne sono stati, seppur siano stati richiesti negli anni. Fino all'anno scorso eravamo qua tutti i mercoledì con Mina Welby, in 2-3 persone anche solamente, a dare i volantini ai parlamentari che entravano dentro per cercare di dirgli due parole, aderite all'intergruppo eutanasia, sapete abbiamo depositato questa proposta di legge, cercavamo sempre di entrare in contatto con loro e soprattutto all'inizio nessuno si fermava, nessuno ci degnava neanche di un minuto. Quindi veramente quello che sta succedendo, come si diceva prima, è una discussione importantissima. Ora cerchiamo di starci sopra, di non restarci sopra anche con le nostre iniziative, non di noi che siamo qui come Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni, l'UAR che ci ha aiutato nella raccolta firme ed è qua ancora oggi con noi, ma parlo di tutti i cittadini italiani. Cerchiamo di non far calare la nostra attenzione su questo, perché veramente potremmo ritrovarci tra un mese a vederci altri slittamenti alla Camera che renderebbero impossibile il raggiungimento dell'approvazione di questa legge, dato che dovrà ancora affrontare un passaggio al Senato e speriamo non dover tornare all'Aula. I nostri contatti trovate, ve li possiamo dare dopo, restiamo uniti in questa battaglia. Grazie Matteo Mainardi, abbiamo ricordato diverse storie appunto di persone che hanno dovuto battersi per ottenere di terminare la propria vita come volevano, e questo è esattamente uno delle funzioni e degli obiettivi possibili di questa legge, cioè sono cambiate molte cose dal caso Welby ad oggi. Oggi nessuno più mette in discussione che qualsiasi persona abbia il diritto in Italia a interrompere le proprie terapie senza soffrire. Questo diritto c'è già. La legge sul testamento biologico e il consenso informato serve a fare sì che per vedere rispettato questo diritto non sia necessario essere degli eroi o delle persone disposte a combattere una battaglia giudiziaria o a rendere pubblica la propria situazione. Deve essere un diritto
immediatamente alla portata di mano di tutti. Abbiamo ricordato diversi di queste persone, voglio aggiungere sicuramente il ricordo di Max Panelli, che insieme a Walter Pirudo e insieme anche a Luigi Brunori aveva rivolto un appello al Parlamento, ormai appunto saranno passati un paio d'anni, di richiesta di fare subito quella discussione che adesso rischia di essere fatta troppo in ritardo, perché la legislatura può interrompere, la fine della legislatura può interrompere il percorso della legge. Una di queste persone era Luigi Brunori e c'è qui con noi Gina Brunori, alla quale sono felice di poter dare la parola. Tutte le parole dette sono state anche il pensiero di Luigi, che se in 3 anni di malattia, di SLA, si è battuto per il fine vita, perché appena ha preso atto di questa malattia ha capito che per lui non ci sarebbe stato più niente da fare. Posso soltanto dire, in aggiunta a tutto questo, qualcosa che lui si rivolgeva agli amici o alle persone che si dichiaravano pro vita e scriveva, perché ormai muoveva appena gli occhi: venite e state con un malato di SLA o un malato che sta in questa situazione come me, state vicino un paio d'ore, anche se poi voi dopo 2 ore andate via e riprendete la vostra vita, noi rimaniamo in questo inferno. E allora l'appello che io faccio a tutte le persone che rimandano questa discussione pensando che è un problema che si può rimandare, che prima di rimandare, di andare a vedere come vive un malato. Io parlo di malato di SLA, ma potrei parlare di tanti che stanno in quella situazione.